Buonasera, gentile pubblico di Diario di Bordo, bentornati nel nostro studio che ospita questa sera il dottor Gian Vincenzo D'Andrea, grazie. Grazie, a voi. Artefice di questa doppia iniziativa, sabato e domenica, l'una a Sulmona, l'altra a Pratola, in qualità di coordinatore regionale della Fondazione ISAL. Adesso il dottor D'Andrea ci spiegherà che cos'è l'ISAL, che cosa ha fatto. E poi quelli che sono un po' i temi dominanti di questo doppio appuntamento. Allora, sabato a Sulmona, liceo scientifico, questo convegno Scacco Matto al dolore, le nuove frontiere della scienza e la sofferenza nel mondo. E poi domenica invece a Pratola c'è l'assemblea regionale dell'ISAL. Allora, dottor D'Andrea, innanzitutto Che cos'è l'ISAL? diciamo per quei pochi che non la conoscessero, c'è stato già l'appuntamento del 12 ottobre, però. Sì, dunque la Fondazione ISAL, Ricerche sul dolore, è una fondazione, una ONLUS, che si occupa non soltanto di ricerca scientifica sul dolore, ma che promuove da anni la formazione specialistica per medici ed infermieri in terapia del dolore. E che negli ultimi anni ha svolto una grandissima quantità di lavoro di sensibilizzazione generale alle problematiche del dolore. In pratica la Fondazione ISAL vuole far conoscere a tutti i cittadini che il problema del dolore e del dolore cronico è un problema che riguarda tantissime persone. Si dice, e i dati scientifici ci lo dicono, che il 25% della popolazione italiana soffre di dolore cronico, che vuol dire 15 milioni di italiani soffrono di dolore cronico, in Abruzzo saranno 350.000, nel comprensorio Peligno Sangrino 15.000. Quindi è un grosso problema, il problema del dolore cronico. E purtroppo questo problema è non conosciuto nella sua reale dimensione, trattato in maniera inadeguata in tantissimi casi, con il risultato che tantissime persone sono costrette a una sofferenza inutile. La particolarità, magari rispetto anche ad altre fondazioni o istituti scientifici, la ricerca sul cancro, le malattie genetiche e così via, che qui si vuole sensibilizzare e curare quelli che sono poi gli effetti delle malattie, no? Cioè il dolore. Sì. Come dire, è un cambio di prospettiva che si deve fare, no? Sì, perché nel senso che la Fondazione ISAL ritiene che la ricerca scientifica sia di fondamentale importanza, tant'è che quello che si riesce a fare oggi nel campo della terapia del dolore era assolutamente impensabile 15-20 anni fa, ma che il problema del dolore è un problema non soltanto di natura medica, ma anche di natura culturale, sociale. Allora, o si aggredisce anche il versante culturale e sociale, quindi si cambia l'approccio al problema dolore da parte dei cittadini, il problema non si risolve nella sua È proprio quello dimensione. che volevo dire, cioè al di là Quindi della. questo è un campo in cui ormai si va sperimentando da anni l'attività della Fondazione e devo dire con risultati assolutamente eccellenti. Vorrei semplicemente ricordare che forse grazie alla spinta propulsiva della Fondazione ISAL in Italia nel 2010 è stata approvata una legge, la legge 38, che ha nel titolo Disposizioni per garantire ai cittadini la terapia del dolore e le cure palliative. Quindi è una legge importantissima che afferma il diritto universale alla terapia del dolore e che quindi cambia radicalmente la modalità di approccio al problema Perché del si tratta, dolore. come dire, di rispettare poi la dignità del malato, del Certo, paziente, no? Quindi di certo. garantirgli Certo, anche un certo. decorso della malattia, però con le Certo. cure del caso, in un contesto sociale che si rende conto, Certo, che il problema del dolore è un è problema che notevolissimo, certo. non può essere trascurato perché è importante, soprattutto perché è diffuso. Quindi, ecco, la Fondazione ISAL è questa, è una fondazione che non fa solo ricerca, ma che cerca di promuovere soprattutto la formazione specialistica in terapia del dolore e che cerca di sensibilizzare la comunità, la società sulle dimensioni del problema e che vuole dare tutta una serie di aiuti perché chi si trova di fronte a un problema del genere riesca ad affrontarlo nel modo migliore. Per esempio, faccio questa segnalazione, esiste un numero verde
al quale i cittadini si possono rivolgere se hanno problemi di dolore cronico e troveranno dall'altra parte uno specialista in terapia del dolore che può dare tutta una serie di suggerimenti importanti. Ecco, come si vede, è stato scelto anche un campo concreto, no, di aiuto nei confronti dei cittadini. Poi, diciamo così, ad ampio spettro, parliamo certo. sia del dolore da malattie oncologiche, ma magari, sì, no, che non articolari, è quello, oppure... Che è solo una parte della certo. problematica del dolore cronico, sì. Insomma, tutto, diciamo, appunto ad ampio spettro. E l'Abruzzo è particolarmente impegnato, grazie al dottor D'Andrea, dall'alto della sua pluridecennale esperienza, con la fondazione ISAL, quindi si è fatto promotore tanto della giornata nazionale che c'è stata lo scorso 12 ottobre, adesso di questo doppio appuntamento che poi culminerà con l'assemblea regionale degli iscritti alla presenza anche del presidente nazionale. Allora, si tratta poi di sensibilizzare, l'ha detto, il territorio, i sindaci, le amministrazioni comunali, ma il progetto è anche più ampio e ambizioso. Sì, dunque, in pratica l'Abruzzo risulta allo stato attuale essere la regione che più di tutte in Italia ha ritenuto di aderire alla proposta della Fondazione ISAL. Infatti, nel corso della manifestazione che si è svolta il 12 ottobre scorso, mi riferisco alla giornata contro il dolore, sono state attivate in Abruzzo 25 postazioni, in 25 comuni sono stati allestiti gazebo informativi nei quali veniva distribuito materiale informativo, e 6 postazioni sono state allestite all'interno degli ospedali, le strutture sanitarie sia pubbliche che private. Quindi l'Abruzzo si è dimostrato essere una regione particolarmente sensibile al problema. E questo dato di fatto è stato particolarmente apprezzato a livello nazionale, e visto che la fondazione è stata considerata e definita a livello europeo come capofila di tutte le altre associazioni e fondazioni che si occupano di problematiche del dolore, la fondazione ha bisogno di un ulteriore salto nella sua organizzazione e ha deciso di identificare la nostra regione come sede per un centro di eccellenza nella formazione in terapia del dolore. È un progetto di grandissimo livello che stiamo cercando di portare a conclusione con, devo dire, un particolare disinteresse da parte di chi dovrebbe aiutarci, mi riferisco alla ASL della provincia dell'Aquila, ma che secondo me è troppo importante perché non riesca a realizzarsi. Per quanto nelle mie possibilità, io farò di tutto e di più perché questo centro possa essere realizzato in Abruzzo, perché l'Abruzzo è una regione centrale baricentrica. E in Valle Peligna in particolare. In Valle Peligna in particolare, perché credo che un punto di eccellenza scientifica, come il centro che vuole essere realizzato dalla Fondazione ISAL, possa essere una precisa testimonianza di come, partendo da qualcosa di importante nel campo scientifico e sanitario, si possa ricostruire un percorso di... Senta, lei di questo progetto ne ha messo al corrente anche il Presidente della Regione Chiodi? Sì. Dunque, il progetto è stato... Che tipo di risposta o di riscontro ha avuto dalla allora, Regione e dal Presidente? Il problema è questo. Il progetto della Fondazione ISAL, per la sua importanza, è stato da me illustrato, Presidente della Regione Chiodi, al Subcommissario regionale alla Sanità Zuccatelli, al Direttore Generale della ASL, ai sindaci di Pratola e di Sulmona, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, come diceva lei, anche al Presidente Chiodi. In particolare il Presidente Chiodi ha manifestato grande interesse e io ho assistito alla telefonata che ha fatto al Direttore Generale della ASL per esprimere l'apprezzamento per il progetto della Fondazione ISAL e quindi l'adesione all'idea. Devo dire che a tutt'oggi la ASL ancora ci fa... Mi pare di ricordare che fosse poi a costo zero, no? Sì, allora praticamente... Per l'ASL, cioè sì, quindi per le casse... È stato chiesto alla ASL
di concedere in comodato d'uso gratuito una struttura che è presente nella Valle Perigna, nel territorio di Pratola per l'esattezza, e che è in stato d'abbandono da oltre 10 anni, in stato di abbandono. La Fondazione ha ritenuto di farsi carico di ogni onere di spesa per rifunzionalizzarla, per poter iniziare questa attività e quindi per far partire il Centro per l'Alta Formazione Scientifica in Terapia del Dolore con annesso Centro di Documentazione Mondiale sul Dolore nei Media. Si sono svolti incontri preliminari e preconclusivi, l'ultimo si è svolto a luglio, da luglio non abbiamo saputo più nulla. Vabbè, speriamo che all'esito di questa poi doppia giornata di sabato e domenica ci possa essere un ulteriore motivo di sensibilizzazione e di coinvolgimento, perché chiaro non può essere la battaglia solo del dottor D'Andrea, solo di Sulmona, di Pratola o della Fondazione. Questo certo. Mi pare di tutta evidenza, cioè si deve porre all'agenda del direttore generale, del presidente della regione, questa necessità anche di riqualificazione medico-scientifica del nostro territorio, no? Credo che sia fondamentale. Allora, prima della pubblicità, ricordiamo intanto l'appuntamento di sabato mattina a Sulmona, 23 novembre, alle ore 10.30 al liceo scientifico di Sulmona, con la presenza anche di un pratolano illustre, Franz Di Cioccio, leader della PFM, che darà appunto il suo contributo, un testimonial prezioso e importante, certo, che sposa la causa dell'ISAL. Va bene, ne parliamo tra un attimo dopo la pubblicità. Vuoi vendere degli oggetti che non utilizzi? Attrezzi, strumenti musicali, mobili di ogni tipo, qualunque cosa. Portalo da noi. Dalla valutazione insieme a te all'esposizione. E una volta venduto ti contatteremo per il pagamento. Così liberiamo uno spazio in casa tua o nel tuo garage. Se compri o vendi, vieni a trovarci. Sala espositiva dell'usato, Viale dell'Agricoltura Sulmona, vicino Clinica San Raffaele. Telefono 0864 25 30 76. Le mamme felici, i bambini contenti. Bimbomania è per tutti. Punto di riferimento per le mamme in dolce attesa. Intimo gestante, corredino e abiti per il battesimo. Abbigliamento fino a 16 anni da cerimonia casual. 200 metri quadri di prima infanzia, giocattoli e accessori di puericoltura. Per la felicità di mamme e bambini. Bimbomania, via della Repubblica 7 Sulmona. Sapete perché siamo un franchising? Perché vogliamo che la serietà professionale di Appeso d'Oro sia sotto gli occhi di tutti. Compriamo oro e argento alla massima valutazione di mercato. Bilancia a vista omologata dalla Camera di Commercio, massima trasparenza e pagamento immediato in contanti. Appeso d'Oro ti aspetta a Sulmona, in Viale Roosevelt 31. Lo sapevi? C'è un'azienda che lavora per te e per l'ambiente. Per una casa sicura con una corretta evacuazione dei fumi prodotti dalle fonti di calore. Con PM sei sicura. Sicura degli oltre 60 anni di esperienza nel settore dei comignoli e delle canne fumarie che ne hanno fatto un leader a livello europeo in termini di innovazione, tecnologia e design. PM. Con te. Con l'ambiente in cui vivi. Il Largo Mercatello 20 a Sulmona c'è Tiffany Luce, lampade dintorni ai miglior prezzi. Ti illumina? Il Largo Mercatello 20 a Sulmona, Tiffany. Diamo luce alla tua voglia di musica, cinema e divertimento. CD, DVD, film, videogiochi e il vinile da collezionare. Ti illumina? Bring the action. A Sulmona c'è Atti Studio, l'unica struttura dotata di un moderno studio di registrazione, un'ampia sala prove, un'aula multimediale e i fantastici laboratori musicali professionali. 300 metri quadri dove puoi dare spazio alle tue idee. Seguici su Facebook, su YouTube e sul nostro sito attistudiorec.it. Mio marito adorava rifilarmi i bambini per uscire con gli amici, finché un bel giorno ho detto, basta, anch'io ho il diritto di passare una serata tranquilla. Adesso andiamo tutti insieme da Happylandia. Noi possiamo gustarci una buona pizza in compagnia e i bambini, sotto i nostri occhi, si divertono al parco giochi dove trovano tante attrazioni. È qui che organizzeremo anche la festa dei loro compleanni. Happylandia, parco giochi, baby parking, bar pizzeria. Via Moronese, Bivio Badia di Sulmona. Telefono 0864 25 31 72.
Viaggio di nozze? Di lavoro? Di piacere? Sceglie Smart Travel, passione e professionalità per i viaggi. Ci occupiamo di organizzare le vostre vacanze, aiutandovi a scegliere la località più idonea alle vostre esigenze. Vi accompagniamo per mano alla scoperta del mondo. Le migliori proposte per le tue vacanze ti aspettano in agenzia. Smart Travel, via Ercole Ciofano 15, traversa di Corso Ovidio, Sulmona, 0864 56 60 97. Perché viaggiare è vivere due volte. Partecipa al concorso Vinci le Maldive, info in agenzia. La Eurocostruzioni del geometra Edoardo D'Andrea e gli architetti D'Andrea e Paolo Antonio progetta, costruisce e vende a Sulmona, in viale della stazione a meno di 500 metri dalla villa comunale, un moderno complesso residenziale denominato Residence del Parco. Una nuova realizzazione concepita all'insegna dell'innovazione tecnologica. Sicurezza sismica garantita con isolatori sismici in fondazione. Unità residenziali in classe A, impianti solari e fotovoltaici. Appartamenti, uffici, studi professionali e locali commerciali di raffinato design. Visita il sito www.auraprogetti.it. Allo sabato mattina 10.30 nell'assemblea del liceo scientifico di Sulmona, cioè, ci sarà l'intervento del preside di Massimo Di Paolo, poi l'intervento di Gian Vincenzo D'Andrea, poi Franzi Cioccio e il presidente nazionale William Raffaeli. Questa è la giornata di sabato dalle 10.30. E poi invece domenica mattina a Pratola, dove si fa, dottor D'Andrea? Nell'aula consigliare del comune. L'assemblea regionale dei gli amici della Fondazione ISAR. Amici della Fondazione ISAR, con in particolare attenzione dedicata alla legge 38 del 2010, ritardi e progetti. Quali sono i ritardi e quali i progetti allora? Ma la legge 38-2010 è una legge bellissima, e lo dico non perché in questa legge c'è tantissimo della filosofia operativa della Fondazione ISAL, che si è battuta perché in Italia avessimo una legge come questa. È una legge bellissima per quello che prevede, per tutta una serie di disposizioni, oltre che per l'affermazione del diritto universale del cittadino alla terapia del dolore. Ma è una legge che in qualche modo dà tutta una serie di disposizioni che però non sempre sono state realizzate. Anzi, a dire il vero, si è verificato ancora una volta quello che si verifica in Italia in tanti altri campi. Nella geografia delle realizzazioni conseguenti alla legge 38 vediamo che nell'Italia settentrionale le disposizioni della legge sono state realizzate, nell'Italia centrale e meridionale molto meno, e man mano che si scende verso il meridione dell'Italia la legge risulta essere totalmente disapplicata. E anche in Abruzzo non è che stiamo messi bene, nel senso che la rete della terapia del dolore cronico prevista dalla legge, come ho detto in diverse occasioni, è una rete a maglie larghe, si sfugge, e quindi tantissimi cittadini non hanno la possibilità di essere adeguatamente seguiti e curati. E gli hospice, che sono le strutture sanitarie nelle quali i pazienti affetti da malattia terminale con ovviamente dolore cronico si stanno realizzando, ma il numero dei posti letto disponibili non è quello che ci dovrebbe essere per il bisogno della nostra regione, quindi anche da noi le cose non vanno bene. E questi sono i ritardi. Ritardi che dovrebbero essere colmati se soltanto le istituzioni, dalla regione alle direzioni delle ASD, decidessero di mettere in atto quello che prevede la legge. I progetti, ecco, secondo me su questi progetti forse vale la pena di spendere qualche minuto, perché c'è un progetto della Fondazione ISAL che secondo me è assolutamente imperativo che venga realizzato. E mi riferisco al progetto di realizzare in Abruzzo, in Italia centrale, un centro di eccellenza per la formazione in terapia del dolore degli specialisti nel campo della sanità, che siano essi medici o infermieri. Questo progetto, che secondo è strategico nell'organizzazione della Fondazione ISAL, ma secondo me è strategico per la nostra regione,
È bene che siano informati i sindaci del comprensorio Peligno Sangrino ed è per questo motivo che io li ho invitati personalmente a partecipare all'assemblea che si svolgerà domenica 24 alle 10.30 nell'aula consiliare del Comune di Prato La Peligna. Io credo che questa iniziativa la dobbiamo realizzare. Devo dire che forse io l'ho fortemente voluta, che i risultati del mio impegno nella Fondazione hanno convinto il Presidente nazionale che ci fossero tutta una serie di motivi per cui dovesse essere realizzata qui da noi. Però questa iniziativa, per la quale io mi sono battuto, mi batto e mi continuerò a battermi, deve essere anche sostenuta da chi, per il ruolo istituzionale che ha, sindaco di una comunità, deve difendere gli interessi dei cittadini e non garantire al cittadino il diritto alla terapia del dolore. Io credo che sia un problema che non può essere trascurato. Magari i sindaci in questo periodo, siano essi dentro o fuori il comitato ristretto, magari sono i più impegnati a pensare ai nuovi ospedali o a evitare i tagli dei posti letto. Insomma, una battaglia, come dire, più quotidiana, no? Rispetto alle emergenze della sanità. Però al tempo stesso, ecco, questo non credo che debba rimanere nel perimetro delle attività dell'ISAL questo progetto. No, assolutamente no, ma proprio per questa ragione io credo che questo progetto, che parte da un'idea della Fondazione, perché la Fondazione deve realizzarlo, e i sindaci del comprensorio devono decidere se in qualche modo dare una mano alla Fondazione per far sì che questo progetto abbia a realizzarsi rapidamente, anche perché siccome l'anno prossimo la Fondazione dovrebbe organizzare per conto dell'Unione Europea l'Assemblea Generale delle associazioni che si occupano di problematiche del dolore di tutti gli Stati che compongono l'Unione Europea, questa Assemblea si potrebbe realizzare qui da noi, in Abruzzo e in Valle Peligna. Non credo che sia un avvenimento banale o di scarsa rilevanza, non soltanto scientifica, ma certo, anche, chiamiamola, politica generale, di politica sanitaria. E allora tutti quanti insieme credo che dobbiamo lavorare perché questo centro arrivi a realizzarsi nella Valle Peligna. Bene, senta, chiudiamo con quest'ultimo riferimento a Franz Di Cioccio, che invece sarà presente sabato mattina, diciamo prima un personaggio importante per la musica, ma non solo per la musica, certamente per Pratola, e oggi in qualche modo diventa anche un testimonial dell'ISAL, e la cosa sicuramente ci fa piacere, onora l'ISAL. Certo, io ho rapporti di amicizia personale con Franz Di Cioccio, che come è stato appena detto è nato a Pratola Peligna, non ha mai nascosto le sue origini, è orgoglioso di essere pratolano e peligno, e quindi quando è stato da me contattato anche perché conosco la sua disponibilità a sostenere iniziative di volontariato sociale, ha subito aderito, e credo che la sua presenza nell'incontro che noi avremo con gli studenti del liceo scientifico sabato mattina alle 10:30 nell'aula magna sia assolutamente importante, anche perché credo che Franz porterà la sua esperienza umana in un campo qual è quello del dolore cronico, ma soprattutto perché io credo che alla fine la sua parabola professionale, no? La sua curva di attività professionale sia sostanzialmente sovrapponibile a quella che c'è stata nella ricerca e nella terapia del dolore. Nel senso che Franz Di Cioccio, leader della PFM, una band che è l'unica band italiana che è riconosciuta avere un ruolo a livello mondiale, nella musica mondiale, nella musica rock, per arrivare a questo livello non è stata una cosa che si è verificata in un giorno, c'è stato un percorso, un impegno, una fatica, la stessa fatica che in qualche modo hanno dovuto affrontare i ricercatori nel dolore, nella terapia del dolore, e quindi c'è una certa quale sovrapposizione di attività e di impegno. Pensiamo alla musica anche come fattore, no?
sicuramente c'è anche la musica come musicoterapia, che è importante, certo, nel dare sollievo a tanti pazienti. Cura lo spirito, ma non, diciamo così, non sì, solo no, lo spirito, ma c'è anche la musica, aspetto, il pane dell'anima, si dice. C'è anche però, questo, insomma, questo aspetto importantissimo. Direi che è fondamentale. Io credo che poi l'incontro, anche perché tra l'altro non abbiamo detto fino adesso, io lo vorrei dire, ma l'approccio che il presidente nazionale Raffaeli darà al suo intervento, almeno alla caratterizzazione, è una caratterizzazione estremamente accattivante, anche perché è, in qualche modo farà vedere come il percorso della scienza a volte sia fortemente condizionato dalla fantasia. Mi spiego. Tantissime nozioni scientifiche che oggi si applicano alla terapia del dolore sono conseguenti a tutta una serie di filoni di ricerca che soltanto, come dire, menti fantastiche dei giovani potevano ipotizzare. Cito il caso delle ricerche che si stanno effettuando su un pesciolino, lo zebrafish, il pesciolino zebra. Ebbene, c'è stato qualcuno, un giovane ricercatore, che ha pensato di andare a vedere in che modo rispondeva allo stimolo, no, doloroso questo pesciolino, e ha trovato che ci sono tantissime consonanze con la risposta al dolore che si verifica nell'organismo umano. E pertanto questo pesciolino è diventato il punto di riferimento nello studio di tutta la farmacologia del dolore, la fisiopatologia del dolore, la neurobiologia del dolore. Quindi, per dire, partendo a volte da qualcosa di inaspettato, e ripeto, soltanto la mente fantastica di un giovane ci poteva arrivare, o almeno poteva pensare di avviarsi per questo percorso, siamo arrivati a risultati non banali. Quindi anche questo, cioè anche far capire ai giovani che il percorso della ricerca è un percorso che può dare risultati inaspettati se si ha, come dire, una certa mentalità, una certa disponibilità, chiaramente, ma anche una base di informazioni e di nozioni consistenti. Va bene, allora invitiamo di nuovo tutti i cittadini, non solo le istituzioni, ma tutti i cittadini, possono partecipare. Peligni, a partecipare sabato e domenica a questo doppio appuntamento con la Fondazione ISA. Intanto grazie. Grazie a Gian voi Vincenzo, per l'ospitalità. Ci mancherebbe altro. Buon lavoro. Grazie. E ci tenga aggiornati con le iniziative che sarà mia Fondazione ISA metterà in campo da qui per i prossimi mesi. Grazie. Grazie di nuovo. Grazie. Grazie al nostro pubblico, appuntamento con Diario di Bordo. Buona serata a tutti.